RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB, radioattiva, buongiorno. Allora, come al solito, insieme a Simone Gambero, sono Edoardo Meluca, come ogni mattina, e chiaramente insieme alle argomentazioni che appartengono alla nostra collettività. Questa mattina parliamo di linee in disuso. Sono le linee ferroviarie che spesso vediamo attraversare colline, campi, anche dei bei posti. C'è una persona, un deputato, che è l'onorevole Vincenza Bruno Bossio, che conosciamo bene anche perché spesso è interlocutrice nelle nostre trasmissioni, che propone di valorizzare le linee in disuso appunto come ferrovie turistiche. E insomma, chi ha qualche anno in più ricorderà quanto possa essere piacevole la sensazione di viaggiare sul trenino della Sila, per chi ha avuto insomma questa esperienza. Buongiorno Bruno Bossio, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno, buongiorno. Allora, parliamo di questa bella proposta, ce ne parla meglio? Ma guardi, questa proposta in verità è una proposta nazionale, una proposta di legge nazionale che riguarda tutte le ferrovie turistiche in disuso, comunque non completamente utilizzate. E tant'è che in Commissione Trasporti stanno venendo in audizione le diverse regioni, e tra queste anche la Regione Calabria. Devo dire che la Regione Calabria ha le idee molto chiare su come deve rilanciare queste due ferrovie, e in particolare appunto questa della Sila e quella, diciamo, delle linee taurensi che poi riguardano Gioia Tauro verso il Parco dell'Aspromonte. Quindi ferrovie che sono immerse dentro l'ambiente più bello, più straordinario, montano della Calabria. Certo. Come potrebbe poi essere gestita? Cioè, è stato suggerito anche questo, diciamo, questo nuovo progetto, se andrà in porto ovviamente. Ma guardi, ci sono già previsti anche a livello di Ministero circa 90 milioni su questo progetto complessivo. Chiaramente adesso si tratta poi di capire qual è l'investimento e qual è anche la sostenibilità dell'investimento. Noi siamo convinti, ne è convinta la Regione Calabria, ma anche i parlamentari che stiamo portando avanti questa proposta di legge, che diciamo, se l'offerta delle ferrovie viene caratterizzata anche da un ritorno alla locomotiva a vapore, a tutte quelle che sono anche le caratteristiche, certo, di questi treni, e non un semplice trenino anche un po' moderno, pensiamo che questa cosa possa aumentare voglia di turisti, anche diciamo amanti di questo tipo di turismo, a venire di più in Calabria. Ecco, onorevole, nel corso di questi anni, sì, mi scusi, ci sono stati vari tentativi di ripristinare questa linea ferroviaria bellissima, piacevolissima, d'inverno e d'estate, però dopo qualche sparuto tentativo, insomma, si è sempre arenata questa idea. Questa volta pensa che ci sia una spinta propulsiva importante proprio perché ci sono dei finanziamenti oltre a una precisa volontà? Cosa ritiene? Ma io credo che, diciamo, ci sia questa possibilità per due motivi. Prima di tutto, come dicevo, la legge nazionale, e quindi si sta provando a fare un collegamento fra i finanziamenti nazionali e quelli regionali. In più c'è una volontà dell'Europa sostanzialmente di andare nella direzione della cosiddetta mobilità dolce, quindi ridurre sempre il più possibile il trasporto su gomma, il consumo di benzina, e aumentare invece il consumo sul ferro. Certo. Questa è l'idea anche della metrotranvia di Cosenza e di Catanzaro, e questa è anche l'idea del ripristino di queste ferrovie turistiche. Quindi, siccome c'è un mondo che per fortuna anche a livello europeo sta riscoprendo l'ambiente come valore non solo, diciamo, sociale ma anche e soprattutto economico, penso che ci siano condizioni migliori degli anni passati. Onorevole, voglio farle poi una domanda tra virgolette provocatoria, ma è giusto per parlarne, sì, di questo argomento, però perché vediamo insomma anche le nostre ferrovie, quelle per esempio della nostra città di Cosenza, insomma sono un po', come dire, in desolazione, chiamiamole così. Ci sono corse che vengono soppresse, insomma Trenitalia in qualche modo non starebbe rilanciando poi così tanto, almeno quello che è il nostro perché patrimonio ferroviario. Perché sarebbero tutte in disuso da qui a poco, di treni ce ne sono rimasti ben pochi.
Ma guardi, c'è anche su questo un'iniziativa che poi si concluderà nei prossimi giorni anche nella firma del Masterplan. C'è un'iniziativa e un rapporto fra l'assessore regionale Musmanno e Trenitalia che già si è concretizzata con diciamo, l'utilizzo adesso dei cosiddetti due treni swing sulla linea ionica, e che prevederebbe, diciamo, questo master plan, naturalmente lo vedremo quando sarà firmato, anche l'elettrificazione di una parte di questa ferrovia ionica, sì. Perché noi sulla parte tirrenica abbiamo sicuramente il problema di velocizzare o addirittura di portare l'alta velocità, ma tutta la parte ionica ha grossi problemi sia stradali sia ferroviari. Beh, certo. Quindi il lavoro che si sta facendo con Trenitalia è proprio questo, di investire di più sulla parte ionica, e penso che sia a buon fine, non solo con Trenitalia ma anche con RFI, che poi RFC. Quella che deve realizzare le infrastrutture. Speriamo bene, grazie per il suo interessamento. Grazie mille per il suo intervento. Buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Arrivederci.